Anche la Chiesa riparte e si ritorna a celebrare la messa nelle aule liturgiche alla presenza dei fedeli. Le regole imposte dal DCPM a cui attenersi sono inderogabili, vanno integralmente rispettate e valgono sia per i fedeli che per i sacerdoti. I parroci infatti stanno adottando tutte le precauzioni necessarie e disposte dalle autorità civili e religiose per poter celebrare in sicurezza il sacro rito liturgico. Anche a Porelli di Bagnara Calabra, nella chiesa di Santa Maria degli Angeli, padre Giuseppe Calogero, che sin dall'inizio dell'emergenza coronavirus non ha fatto mancare la vicinanza ai fedeli, trasmettendo sui social le messe di riti pasquali, si prepara e dispone tutto il necessario per celebrare la Santa Messa nella massima sicurezza. Sì, ringraziamo il Signore. La comunità, ciascuno di noi credenti, sentono il bisogno di celebrare l'Eucarestia. Abbiamo vissuto un periodo in cui ci siamo dovuti astenere dall'essere fisicamente presenti nelle chiese, ma adesso per grazia di Dio, ecco, stanno migliorando le situazioni in Italia, possiamo celebrare con tutte le dovute precauzioni, con tutte le attenzioni, possiamo finalmente celebrare l'Eucaristia con il popolo e possiamo veramente rendere grazie al Signore ricevendo il corpo e sangue del Signore che è pane di vita eterna. Non possiamo vivere senza Eucaristia. Stamattina qui state preparando, sono adesso una novantina i posti e tutti dovranno rispettare le prescrizioni. Sì, la nostra aula liturgica della chiesa parrocchiale è grande, ci dà la possibilità di mettere tranquillamente con la distanza di un metro 90 posti, poi ne possiamo aggiungere 10 nel presbiterio, 10 nella cappelletta, quindi potremmo arrivare, ecco, al numero di 110, ma utilizzeremo soltanto quelli dell'aula liturgica, quei 90 posti, e aumenteremo le messe. Anche la domenica sera, che di solito non celebravamo la Santa Messa, alle 18:30 celebreremo l'Eucaristia per favorire a tutti la presenza alla Santa Messa. Ecco, vorrei anche dare un invito alla comunità. È vero, c'è la paura, abbiamo a casa degli anziani, abbiamo a casa dei bambini, dobbiamo rispettare tutte le regole. In chiesa, con la mascherina è un sacrificio tutto il tempo, rispettare le distanze, avere tutte le cautele, ma venite a messa. Abbiamo bisogno di incontrare Gesù, venite a messa, vincete la paura con tutte le precauzioni, ma venite alla Santa Messa di Dio. Ecco, niente segno della pace, la comunione direttamente sul palmo della mano. Sì, il sacerdote dovrà sanificarsi le mani, dovrà indossare la mascherina al momento della comunione, dovrà mettere dei guanti e ci faremo la comunione a distanza di un metro e mezzo dagli altri, con tutte le dovute precauzioni, però finalmente potremo ricevere Gesù. Come sacerdote emozionato un po' per questa ripartenza, per questa fase 2 e per l'importanza di celebrare la messa con i fedeli? Ne sento l'esigenza. Sento che quella di prima non è stata vera vita, se così si può dire, senza la messa con il popolo, senza la preghiera con il popolo, anche se ovviamente ancora non si riprenderà in maniera, tra virgolette, normale l'attività, però sento proprio l'esigenza di riprendere la vita normale, di celebrare con il mio popolo. Anche qui, come per tutte le altre ripartenze, l'appello è alla responsabilità. Sì, quello c'è, la paura che ci sia qualcuno che sia un pochettino più superficiale, che creda poco. Dobbiamo essere tutti compatti nel rispetto della sensibilità di ciascuno, le regole a pieno, però pregare insieme.